Intorno alle 10 da Largo Cairoli il corteo dei lavoratori della ristorazione collettiva del pubblico esercizio organizzato dai sindacati Filcam, CGL, Fisas, Cat, CISL, UIL in occasione dello sciopero nazionale del settore del turismo. La Federazione dei Pubblici Esercizi ha comunicato il recesso dal contratto del turismo stipulato con l'Associazione Nazionale della Ristorazione Collettiva e di Servizi. In piazza sono scesi i dipendenti delle imprese di ristorazione collettiva rappresentate proprio dall'ANCEM per chiedere il rinnovo del contratto. Allora sentiamo le ragioni di questa protesta dalla voce di chi partecipa al corteo. Non credo che dalla crisi riusciremo ad uscire nella misura in cui si restringono sempre quelli che sono i diritti dei lavoratori. Ci vogliono togliere la 14ª mensilità e non vogliono più rinnovarci praticamente al passaggio tra un'azienda all'altra, il personale non può più essere riassorbito. E questa è la problematica che ci spinge ulteriormente a essere incazzati. Orari ridotti, spostamenti a chilometri esagerati. Prima di beggiare a noi viene l'ansia, non si sa mai cosa ci aspetta sul posto di lavoro. E si va a casa, chi piange, chi con la schiena spiegata. Restiamo a Milano, andiamo a Piazza Affari, mercati europei vicini alla parità, dopo 3 ore di scambio.